consigliere, non mi costringa a leggere l'articolo 37. Tutto bene, le devo leggere l'articolo 36. L'articolo 36 è il regolamento. Che questo punto all'ordine del giorno è stato inserito prima dell'ordine del giorno del bilancio, sfuggono queste cose, gli sfugge che questa maggioranza e i consiglieri che devono sostenere il sindaco molto spesso, e uno di questi è il consigliere Verdi che non ha tante presenze in aula, molto spesso c'è la sua maggioranza. Ma ti serviva probabilmente sta pagina, questo show, per dire all'aula e per dire a lei il primo punto all'ordine del giorno del forum delle anomalie, perché il bilancio ha una scadenza ben precisa, il giorno 30. Giorno 24, la sofferenza e tutte le difficoltà dei capigruppo, visto che dovevamo riformulare il giorno di stamattina, perché lei questo chiedeva. Ma dal punto di vista operativo siamo a quel punto, il lavoro non si è mai fermato neanche per un giorno, tant'è vero che in questo momento a Barcellona ci sono i nostri ragazzi all'accampamento della pace, di scuole napoletane, abbiamo adesso due presentazioni importanti, però solo di presentazione del forum negli Stati Uniti, uno a New York e uno a Chicago tra ottobre e novembre, abbiamo il workshop dei sindaci di tutte le città del mondo che sarà qui a Napoli sempre a fine novembre, quindi tanti e tanti appuntamenti, così come prosegue il lavoro naturalmente più infrastrutturale per avvicinare anche le tappe di riqualificazione urbana della città che sono fondamentali per lo svolgimento del forum. Questo è un momento importante perché occorre anche una decisione istituzionale che è quella che oggi il Consiglio Comunale è chiamato a prendere, cioè l'istituzione della fondazione che dovrà assicurare una governance piena e anche con una gestione con maggiore autonomia sia per la programmazione culturale dell'evento sia naturalmente per tutte le scelte operative che andranno fatte. Il forum è un avvenimento davvero di carattere eccezionale da tutti i punti di vista. Devo dire che il lavoro che finora Ottati ha fatto ha già portato Napoli ad avere non solo una partnership con grandi città tipo Valparaiso, Monterrey, Barcellona, ma ad avere, adesso noi avremo qui il foro dei sindaci, l'adesione di sindaci tipo quelli di Pechino, il sindaco di Londra, quindi è, questa è la parte diciamo convegnistica, poi c'è la parte di vero e proprio sviluppo, cioè il rilancio, i fondi sono già stanziati della mostra d'oltremare, il completamento o l'avanzamento massimo possibile di Bagnoli in modo da fare di Napoli occidentale il fulcro di una politica di sviluppo e di equilibri di bilancio. Il nostro è un bilancio non ricco, ma del resto noi ci stiamo preparando al congresso nazionale dell'ANCI e tutte le amministrazioni comunali sono in questa situazione, però è un bilancio che salvaguarda alcune necessità ideali, la tutela dei minori e dei deboli e pratiche, per dire le buche nelle strade, quindi più in termini di rapporti, costi-benefici è meglio che abbiamo sviluppato. Grazie, speriamo di